nato, da appena nato. È andato benissimo iniziare il nostro laboratorio, la nostra lezione. Sopra la terra il paese è divorato. Se altrove si costruisce, qui si mette in atto la fuga e la ritirata, la macerazione o il decadimento. Delegare è mettere pace, perché si sa che strazio è vincere. Delegare è mettere pace, perché si sa che strazio è vincere. 1, 2, 3. Marziano, ho convertito. Ce la leggi tutta insieme? Ma ce l'hai quella del marziano? Sì. Tua? Ce la leggi, per favore. Leggo quella del marziano. Tra le fessure del crollo, il crollo. E la frattura tra la frattura. La strada è scivolata lungo il calanco e il calanco non è la dedica dell'uomo. Piuttosto si sta fermi sotto al sole. Il lutto dura vita e il nero tiene il nero. Non passa neppure la volontà di tenere la frana, e l'uomo si lascia come la pietra. La pietra è la città. Qui tutti sanno ballare, ballano continuamente in ogni momento, perfino nel bosco. Si divertono. Provo a ballare anch'io, mi butto nel mezzo. 1, 2, 3. Thank you.
Siamo gente felici e stracontente. Non abbiamo bisogno mai di niente. Quasi campa d'aria. Quasi campa d'aria. Il sud è un vero e proprio breve il tempo che resta, dopo saremo scie luminosissime. E quanta nostalgia avremo dell'umano, come ora ne abbiamo ben infinità. Ma non avremo le mani, non potremo fare carezze con le mani, e nemmeno guance da sfiorare leggere. Una nostalgia di imperfetto ci gonfierà le particelle lucenti. Siete in un'aula dell'università. Questa è l'università ed è una lezione questa per 25 studenti sulle nuove forme possibili, anche se improbabili, di comunità politica. Questo ne è un esempio, questo è come se fosse una lezione-azione. È una pratica che serve a degli studenti, a tutti noi come studenti, per immergerci nelle relazioni politiche possibili, le nuove forme di partecipazione. Io lo riprendo questo perché le nuove forme di partecipazione oscillano tra gasamento, siamo noi, e depressione, mica che casino, ma è costitutivo del fatto che siamo in un travaglio di trovare forme che diano la libertà a tutti in maniera più stesa di parlare, tra Franco e Federico non vogliamo più quell'abisso che c'era un tempo, e però quando loro due, gli altri si sentono perduti, è il vissuto delle nuove forme. Io riprendevo qui il riparto di dibattito, ma per darci un po' di sollievo anche sistematizzando, che alcuni interventi hanno detto, e non è per niente banale, lo dico agli studenti, perché studiando queste nuove forme, l'università situata, cioè questa sperimentazione che vedete, è una delle forme di questi nuovi modi. Portare le istituzioni fuori da muri. Quando dico teatro, quando dico università, non immagino più dei muri. Nel momento in cui io immagino dei muri, qualcosa di quell'istituzione è andato perduto come dispositivo. Questa è una delle idee di Aliano, la mia perché insieme a Silvana facciamo le docenti universitarie. Altri cercano di tradurre l'idea di stare dentro l'ambiente, che è quella della paleontologia, in modo diverso. Il mio è metto l'università dentro l'ambiente. È uno. Altri una sperimentazione. Sono dispositivi diversi che traducono la stessa istanza di riabitare in maniera collettiva e non individuale, giusto? Altri sono i villaggi ecologici, altri sono le scuole libertarie, i gruppi di acquisto solidale, i municipi partecipati, i bilanci partecipativi, le forme di welfare partecipativo. Quello che voglio dire è che dicendo queste cose, che pur ci danno senso di disordine, diciamo che forse abbiamo svoltato dall'ultimo ventennio che aveva perso la forma politica ma non ne trovava nessun'altra. Adesso sono costellazioni, sono speranze. Questa faccenda qui si sente ed è forte, perché non è una cosa, cioè voi prendete crediti, cioè io quando ho sentito la parola credito mi si è illuminato, ho pensato film, l'esame, credi, cioè dico questa faccenda cambia questo incontro perché l'istituzione l'ha messa come si pare o come non si pare, però la formazione studentesca, cioè lo studente che finalmente arriva fine del corso di sostegno, è una faccenda grossa, cioè una faccenda enorme che ci riguarda proprio, che ci riguarda le nostre case, le nostre, cioè ci riguarda tutta, e credo che il grande rilievo sia il fatto che appunto voi siate studenti. Pensare a un altro modo anche di far politica, anche di intendere l'individuo nel suo essere ricostruire l'individuo e dare importanza all'autonomia individuale, che poi si può ricollocare in questi paesi, in una comunità. Però se noi non diamo importanza a questo, cioè se noi non partiamo proprio da un'autoanalisi di chi siamo, a me è piaciuto tantissimo la riflessione, cioè chi siamo, no? Quel chi siamo manca al giorno d'oggi. Chi vogliamo essere? Se noi non riusciamo a partire da questo primo passo, tutti gli altri passi li possiamo tralasciare, che tanto sarà solo formalità, senza forma. Però scusate, io ho un'inedita, voglio parlare, che in genere non ho. Sono
mi occupo di economia poetica, cioè riprendere il dialogo, il filo del discorso. Quello che noi oggi, noi per esempio stiamo facendo, no? È proprio abbiamo un'economia poetica. Abbiamo una trentina di studenti che vengono da Bologna, Parma, Modena e appunto cosa fanno? C'è una parte fissa che è di etnografia dei sud e insieme a me cercano di, a Silvana, cercano di comprendere qual è la produzione culturale oggi sul futuro che si fa qui, ad Agliano, ma non solo ad Agliano inteso come abitanti, ma anche Agliano inteso come comunità culturale noi. Viene qui, ha una sua visione alternativa di futuro, oscilla tra la gioia dell'armilità e la frustrazione della disorganizzazione, è un mondo culturale ambivalente. Coinvolgo chi di loro ha voglia di leggere qualcosa, perché nei laboratori di questi giorni, e appunto concludo, abbiamo iniziato i nostri esercizi, quindi introduzione alle metodologie etnografiche, i miei i diari di campo, cosa sono per un etnografo, e quella parte di autoriflessività che riflette sulla nostra voracità narrativa, cioè il problema per l'antropologo che ha delle spiegazioni troppo veloci, le deve rallentare, deve coltivare quella parte di quindi cosa fa? Moltiplica le possibilità, le possibili spiegazioni dei fenomeni, addirittura a volte si scinde e fa tre racconti paralleli di quello che ha visto. Allora abbiamo fatto questo esercizio, io gli ho proposto il racconto marziano e il racconto convergente. Nel senso, mi è capitato spesso di chiedere indicazioni. Mi è sempre stato detto 50 metri sulla destra, poi cammini chilometri e non trovi mai il posto. E appunto abbiamo fatto questa cosa, marziano e convertito. Quindi io parto, cioè sono partito, fa schifo, nel senso è scritta proprio di gesto. No, ok. No, sono partito da una domanda, cioè, scusi, mi sa dire dove si trova la piazzetta del comune? Perché il primo giorno ci dovevamo incontrare lì. Allora, la prima è, devi scendere 50 metri e poi la trovi, è la prima strada sulla sinistra. Io scendo 50, 70, 100, 200 metri, una, due, tre strade a sinistra e guardo tutte ma non trovo il comune. Ho un appuntamento alle 13:30 in punto. Non posso tardare e per giunta per colpa di un tizio del posto che in teoria dovrebbe darmi le giuste indicazioni. Ma tanto mi dicono che la puntualità qui non è una cosa importante. E infatti arrivo con 10 minuti di ritardo, ma che cazzo, ancora non c'è nessuno. E ora mi tocca aspettare. Io quanto odio attendere le persone. L'altra risposta invece è sempre la domanda, scusi mi sa dire dov'è la piazzetta del comune? Devi scendere 50 metri e poi la trovi, è la prima strada sulla sinistra, in realtà è la stessa risposta. Scendo 50, 70, 100 e 200 metri, una, due, tre strade a sinistra, le guardo tutte ma non trovo il comune. Poi lo trovo, sono 10 minuti in ritardo, ma ancora non c'è nessuno. Qui la puntualità non è una cosa importante, mi dicono. E questa cosa mi piace molto, mi fa sentire a casa. La frenesia della città la lascio alla città. I tempi stretti, gli impegni incastrati, lo stress, la tensione, il dover fare non esistono qui ad Agliano. Ci vediamo verso sera, qui vicino, intorno alle 11, dicono tutti. Non ci sono abituato, ma è così che si deve vivere, è così che voglio vivere.